Allora, oggi va avanti il progetto del Coprovoli, vedremo in che termini, però insomma c'è la soddisfazione, intanto c'è un altro socio. Sì, c'è senz'altro soddisfazione perché intanto si è raggiunto l'obiettivo principale, che era quello di mantenere in piedi il sistema della pallavolo piacentina. Quindi come amministrazione comunale noi siamo intervenuti evidentemente cercando di leggere il tutto a 360 gradi, quindi quando abbiamo capito che poteva essere messa a rischio sia la presenza maschile che quella femminile di altissimo livello, costruita con tanta fatica però anche tanta competenza in questi anni, ovviamente ci siamo un po' preoccupati per tutte le conseguenze. Abbiamo capito che Copra aveva bisogno di un aiuto, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, merito soprattutto della società e delle persone che interpellate hanno risposto positivamente, per cui stasera credo che possiamo dire di aver raggiunto un risultato tutti insieme molto positivo. Un mese fa non c'erano né la Rebecca Normeccanica né la Copra Volley, adesso ci sono tutte e due, vedremo come, ma esiste ancora un nodo Palabanca? Formalmente noi dobbiamo ancora, ci siamo fatti da tramite perché venisse confermata la modalità di utilizzo che era stata concordata negli anni scorsi. Mi sento di dire che il nodo è risolto. Formalmente non ci sono le firme, però è un problema puramente formale. Il nodo Palabanca direi proprio che non esiste più. Tranquilli come amministrazione? Sì, direi proprio che siamo tranquilli, anzi adesso paradossalmente abbiamo una formazione in più di pallavolo femminile che è arrivata alla Serie A, alla Serie A2, stasera forse, anzi l'abbiamo già annunciato, siamo passati appunto dal timore che non ci fosse più la pallavolo a una presenza ad alto livello di una terza squadra e ad un progetto presentato da privati per portare il beach volley a Piacenza in modo permanente durante tutto l'anno. Il paradosso è che in un mese e mezzo è cambiato davvero tutto. Quindi... Un mese e mezzo fa da qui eravate usciti con qualche critica, oggi vi aspettate qualche ringraziamento? Ma insomma adesso i ringraziamenti non sono necessari, nel senso che se ci sono sono graditi, però l'importante era raggiungere il risultato. Il risultato non è un risultato dell'amministrazione, ma è un risultato che è a favore proprio dello sport piacentino. Ce lo presenta un po' questo Ruggeri? È un imprenditore piacentino che anche noi non conoscevamo, che ci è stato segnalato in modo casuale La segnalazione è arrivata attraverso un appassionato di volley italiano, milanese se ricordo bene, che da tempo vive in Svizzera. E, essendo a conoscenza delle difficoltà che attraversava la nostra pallavolo, che lui seguiva da lontano ma con molto interesse, ci ha segnalato di questo nostro concittadino che opera in Svizzera e che aveva manifestato qualche interesse per poter essere presente in una disciplina sportiva di alto livello. Da lì è nato tutto e stasera sono contento di ritrovarlo qui. Anch'io non ho notizie. In che termini?